sede. Allora, siamo a Cavarzere, qui c'è il sindaco di Cavarzere, l'avvocato Munari. E fresca di oggi, questa tornata elettorale sia in Lombardia che in Lazio, è stata molto favorevole al centrodestra. Molto bene, molto bene. Abbiamo portato a casa una regione che era governata da centro-sinistra, come il Lazio. Abbiamo confermato Attilio Fontana che veniva dal governato di Lombardia. Credo che il risultato elettorale sia frutto anche di una politica governativa molto buona in questi mesi di insediamento del governo Giorgia Meloni, quindi siamo fortemente soddisfatti. Allora, noi siamo qui perché c'è il convegno oggi e si parla appunto di una eventuale fusione tra Cavarzere e Como. Chiaro. Su questo tema tu cosa ne pensi? Allora, si parla di fusione, in realtà noi presentiamo lo studio di fattibilità che abbiamo fatto redigere, a spese nostre, uno studio di fattibilità che ci dà dei dati che sono molto allarmanti e quindi da amministratori seri quali ci riteniamo ci poniamo degli interrogativi che vogliamo condividere tanto con la cittadinanza quanto con l'amministrazione conense. Sono dei dati che purtroppo, tanto per dirvene uno, dal 51 ad oggi Cavarzere ha perso su oltre il 50% degli abitanti, con oltre 60. È un problema nazionale, quindi. È un problema nazionale, ma viene aggravato dall'isolamento territoriale che è l'area sud veneziana. Anche Chioggia, certo, perde molti abitanti all'anno, certo, però certo. Su 50.000 poco meno abitanti sono capaci a parare il colpo. Su piccoli centri come Cavarzere, che è andato sotto i 13.000, come Cona, che è andato sotto i 3.000 abitanti, degli interrogativi dobbiamo porci. Lo studio di fattibilità non è un'imposizione da parte di Cavarzere a nessuno, è uno strumento che noi vogliamo dare ai cittadini per rendersi conto di quello che è il problema. Noi una soluzione l'avremmo valutata, se poi ci sono anche altre soluzioni che qualcun altro vuole valutare, siamo qua a braccia aperte ad accogliere tutti. Il fatto che Cona e Cavarzere abbiano, diciamo, lo stesso colore politico? Ma io credo che l'ipotesi di fusione non segua un credo politico, credo che sia un sentiment che ha l'amministrazione, ma come ho ripetuto più volte all'amico Alessandro Aggio, sindaco di Cona, è una cosa talmente grande che il passaggio normale e naturale è quello di passare attraverso un referendum. Arriviamo a un referendum che potrebbe essere fatto ad ottobre-novembre, quindi autunno del 2023, faremo campagna elettorale chi per il sì, chi per il no, in piena democrazia vincerà la Vox Populi, che è la Vox Dei, come lo sempre. Sarà bella questa cosa, bella, complimenti. Noi ci teniamo, ripeto, non imponiamo niente a nessuno. C'è uno strumento e io da amministratore non mi assumerei mai un rischio di decidere per il mio popolo su una cosa così importante. Certo. E quindi, insomma, mi auguro che il comune di Cona, che inizialmente sembrava molto freddo e titubante, possa valutare attentamente questi dati, e analizzarli ed eventualmente, insomma, prospettare insieme, perché noi siamo qua per collaborare con tutti, una soluzione che può non sicuramente sarà la panacea di tutti i mali, ma può comunque darci un respiro un po' più ampio. Precedentemente il sindaco precedente, aiutami, Tommaso. No, prima di Cona, scusami, Panfilio, Alberto Panfilio, mi scusava il nome, lui era favorevole a fare. Allora, era favorevole in realtà a parole, perché il primo atto formale dal 2016, quando si è iniziato a parlare di fusione, l'ha fatto la mia amministrazione appena insediata, affidando appunto con una delibera lo studio di fattibilità. Prima si era parlato, si era conferito anche in eventi pubblici organizzati, ma nulla di fatto, nulla di concreto. Quindi tanto Panfilio, che amministrava Cona, quanto Tommaso, che amministrava Cavarzere, e sostanzialmente ne avevano discusso senza porvi rimedio e senza sicuramente fare degli atti formali, così come abbiamo deciso di farlo. Complimenti. Speriamo bene. Facciamo le dita. Grazie. Grazie a voi. Grazie.